L'Associazione Ambiente Puglia e il SIAM di Bari hanno celebrato la Giornata Mondiale dell'Alimentazione con un appuntamento organizzato presso il Teatro Petruzzelli. Si tratta di una giornata di sensibilizzazione, di informazione, ma soprattutto di consapevolezza collettiva, perché il mondo è cambiato o sta cambiando, secondo i più ottimisti. Dobbiamo ripensare questo mondo perché il clima cambia, perché noi abbiamo inquinato. Se continuiamo così, nel 2050 avremo bisogno, con i ritmi di consumo attuali, di 4 pianeti e mezzo, non possiamo permetterceli. La popolazione aumenta, quindi è un problema globale. E dobbiamo agire localmente. La sintesi è che dobbiamo mettere in moto l'intelletto, la conoscenza che ha sempre salvato l'umanità. Ed è per questo che l'agricoltura assume un ruolo importante, perché se il clima è cambiato, la parola d'ordine è cambiamo il modo di fare agricoltura. Un'agricoltura più sostenibile, un'agricoltura che risparmia energia, acqua, suolo, che risparmia, che cerca di evitare gli sprechi, sprechi alimentari, sprechi della catena del freddo, sprechi alla produzione, alla trasformazione, eccetera. Noi naturalmente contribuiamo con i nostri programmi e i nostri progetti allo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo, sia dal punto di vista agricolo, sia sotto una serie di punti di vista, perché lo sviluppo appunto sulla base dell'Agenda 2030 che è stata approvata dalle Nazioni Unite nel settembre del 2015 è uno sviluppo sostenibile. Sostenibile significa che deve integrare varie dimensioni, non soltanto la dimensione economica agricola, ma anche la dimensione ambientale, come lei ha detto, e la dimensione sociale, che è anche la dimensione della pace, della sicurezza e della stabilità, perché non vi può essere un vero e proprio sviluppo economico, non vi può essere protezione dell'ambiente senza anche esservi stabilità da un punto di vista sociale, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.